Nella settimana del Festival della Canzone il Trastevere vuole dimostrare che con la Matese è stata soltanto una stonatura. Per farlo, oggi dovrà seguire uno spartito diverso perché l'avversario è un Vasto Girardi ostico. Che in stagione ha fatto sentire ottime melodie anche e soprattutto lontano da casa, dal Trastevere Stadium per il capitolo 23 del girone F di Serie D. Trastevere-Vasto Girardi. Quindi chiamato a rispondere soprattutto con la prestazione del Trastevere. Quindi Tortolano, c'è Bertoldi dall'altra parte a centro area. Eccolo il pallone per il 7 che cestina malamente ad un passo dall'1-0 il Trastevere. Ha un po' perso con la sconfitta dell'ultima giornata punti appunto su la Vigor, mentre qui grandissima palla di Tortolano che innesca Bertoldi, cucchiaio, ma Petriccione altissimo e l'aspettava proprio lì. 6 in area anche stavolta, il cross è sul primo palo. Santovito anticipato, Gargiulo fa un grande intervento. Bertoldi, Tortolano dall'altra parte. Qui Macni con un gran controllo, elude l'intervento di Berardi e può correre. Cerca di sgambettarlo il 4. Macni scarica per Calemme, zona centrale, va in porta. Arriva forte Canale ad aiutarlo. C'è la sul mancino, scarica invece col destro da Hernandez, che cerca di rifinire per Calemme. Poi il tiro di Anton Giovanni. Calemme sulla respinta e stavolta va molto più vicino alla porta trovare Alonzi chiamato un possibile fuorigioco dagli ospiti ma tutto buono quindi Santarelli si mette in mezzo e se la riprende Tortolano guarda addirittura la porta lo stesso Bertoldi è ripreso anche il gioco con il solito spartito ma recupera Bertoldi alto quindi Baldari prova a puntare Gargiulo va giù il 4 tutto buono Santarelli possesso e qui intervento anche a vuoto di Laurenzi, può scappare Fiori, che può puntare Santovito, sono addirittura 5 gli uomini del vasto Girardi, rientra Fiori, scarico in mezzo, Massimo con un intervento magistrale, recupera e spazza da capitano vero, Solimeno che poi va da Hernandez, solo Grandi sta al limite, Hernandez forse pensa al tiro, la fa partire, dribbling di Bertoldi che va a buon fine, forse anche passato col tunnel, e allora si aprono le praterie, vede Tortolano e lo serve, con Forzone per il 10. Puntato l'avversario, la sposta sul mancino, tira rimbalzo e la palla non entra. Poi sì, forse Alonzi. Ha segnato proprio lui. Doppia cifra, 10 in campionato. l'ha sbloccata il Trastevere, rocambolesco sì, ma utile fino in fondo. Il 9. Fiori, sovrapposizione di Panaro, esterno per Macni, che porta avanti. Berardi calcia, Macni spacca il palo e poi ancora palla blu solo per un attimo. Pronto Ruggeri. Dritto in porta, Alonzi risponde poi Panaro Male, Grandi in aria ne lascia, mette a sedere due. Poi Anton Giovanni ancora, Semprini la palla lì. Macni, ma l'arbitro ha fischiato, fuori gioco è tutto fermo. Palla uscita. Poi Anton Giovanni va addosso a De Costanzo, e poi gli mette anche la mano addosso ed è rosso per De Costanzo Calderoni. Si coordina, anticipa anche Giordani. E poi Macni fa una follia. To le, mani in faccia a Giordani e Rosso Diretto. Sulla seconda palla pronto Crescenzo che ha fatto una partita sontuosa da terzino destro, allontana cercando Alonzi, la può chiudere il 9, si coordina col pallonetto di sinistro. Giocata perfetta di Alonzi che chiude una partita perfetta, 2 0, doppietta, finisce qui il trastevere la porta a casa, 10 contro 10, con la ciliegina sulla torta del 9 che elegantemente chiude una partita. Spettacolare.